Ciao a tutti di streamart.com, quest'oggi andiamo a fare un rapido unboxing e una rapida anteprima della nuova ASUS GTX 1070 Ti in versione Strix. Partiamo come sempre dall'analisi della confezione che nella parte frontale presenta un'immagine del prodotto e il nome del prodotto stesso con alcune tecnologie supportate. Nella parte posteriore invece troviamo alcune didascalie sulle caratteristiche essenziali del prodotto, le uscite video e altre funzionalità del prodotto stesso. Aprendo la confezione invece troviamo un secondo cartonato che presenterà sulla parte superiore il logo Strix. Aprendo la confezione troviamo un altro cartoncino che invece include il bundle, composto principalmente da CD driver e manuale di installazione rapida. Togliendo l'ultima protezione troviamo la scheda video, che mettiamo da parte, e l'ultimo accessorio sono due fascette in velcro. Ecco qui la scheda video, che come possiamo vedere è di generose dimensioni in stile Strix. Abbiamo tre ventole da 85 mm che si occupano di raffreddare il radiatore sottostante. Sono dotate di tecnologia semi-fanless, quindi sotto i 55 gradi centigradi, per quanto riguarda la temperatura del cuore della GPU, non verranno messe in funzione, quindi rimarranno ferme. Sopra questa temperatura si azioneranno. Al di sotto troviamo un radiatore in alluminio dotato di 6 heatpipes che assicurano un'ottima dissipazione del calore. Inoltre, gli slot occupati da questa scheda video sono 2,5 slot proprio a causa delle dimensioni generose di questo dissipatore. Per quanto riguarda la parte superiore, invece troviamo il logo Republic of Gamers e il logo Strix. Possiamo vedere bene il radiatore in alluminio e inoltre notiamo l'unico connettore di alimentazione 8 pin. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, troviamo il logo ROG, troviamo le varie viti di ancoraggio del backplate al PCB e del dissipatore al PCB, troviamo i due connettori per quanto riguarda lo SLI, quindi mettere più schede in parallelo, troviamo la parte posteriore del settore di alimentazione che è composto da 6 più una fase di alimentazione, 6 fasi per quanto riguarda la GPU e una fase per quanto riguarda le memorie. Troviamo i vari punti di misurazione del voltaggio e qui un po' nascosti sotto il backplate troviamo i due LED che ci comunicano la corretta alimentazione della scheda video. Poi abbiamo il connettore PCI Express 3.0 e null'altro. Il backplate è realizzato in alluminio spazzolato, molto bello e in colorazione nera. Inoltre il logo ROG si illuminerà quando la scheda video sarà in funzione e inoltre attraverso la tecnologia Aura possiamo anche cambiare il colore di vari LED presenti sulla scheda video. Per quanto riguarda la parte posteriore in senso verticale, abbiamo due connettori per le ventole, quindi possiamo connettere ad esempio due ventole del case dotate di 4 pin. Così da regolare la loro velocità in base alla velocità delle ventole presenti sulla scheda video. Per quanto riguarda invece le uscite video, abbiamo due HDMI, due DisplayPort e una DVI Dual Link. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, possiamo dire che questa scheda video è dotata di 8 GB di memoria RAM GDDR5 a 8008 MHz. Inoltre abbiamo 4432 CUDA cores che operano a una frequenza di default di 1607 MHz per quanto riguarda il base clock e 1683 MHz per quanto riguarda il boost clock. Poi, se abilitiamo la modalità OC Mode, sarebbe la modalità più spinta a livello di frequenze, otteniamo un base clock di 1683 MHz e un boost clock di 1759 MHz. Per tutte le altre caratteristiche e specifiche tecniche, comunque rimandiamo alla recensione scritta che troverete sul nostro sito web, streamhardware.com.
dallo staff di Stream Hardware è tutto e ci vediamo al prossimo video unboxing. Ciao!